Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo pesantissimo episodio di Silent Hill. So che vi starete chiedendo, cavolo, ma quando si entra nel bello? Perché nelle ultime puntate stavamo esplorando questa specie di brutta copia della Midwich Elementary School. E so che in questo momento chi di voi non conosce già Silent Hill e chi non ha la più pallida idea di quello che sta succedendo non ci sta capendo niente. E io non vi sto semplificando le cose perché sto solamente continuando a farvi domande, a mettervi dubbi e non vi sto dicendo niente. È normale, non vi preoccupate. Lo faccio per alimentare la vostra fantasia e far sì che qualche ideuccia vi arrivi da sola senza che poi ve la debba dire io. Più avanti avrò modo di sbizzarrirmi. Ops, abbiamo usato la chiave della classe che abbiamo trovato in quel cadavere rinchiuso dentro quel locker, com'è che si dice in italiano? Quell'armadietto, ora io comincio a pensare in inglese, pensate, in quell'armadietto. Solita storia, ecco, un esempio, una chicca per farvi capire la genialità della direzione artistica e di game design di Silent Hill 1. Abbiamo capito che in questo momento siamo in una versione horror della Midwich Elementary School, no? L'abbiamo già esplorata tutta la Midwich Elementary School, o perlomeno quasi tutta, le porte che potevamo varcare le abbiamo varcate e l'abbiamo vista, e adesso la stiamo riesplorando di nuovo in un'altra sua versione, sempre quella ma è cambiata, è diventata più cattiva, crudele, malvagia, proprio satanica quasi, oserei dire, no? Cadaveri ovunque, sangue, ruggine, tutto di ferro, sentite i suoni, questi rumori meccanici, macchinosi, quasi di industrie, fabbriche che lavorano, questi proprio queste cose brutte, questi ventilatori. Ecco, ripensate nella sua altra versione, ok? Chiamiamole le due dimensioni parallele, prendiamole come se fossero due dimensioni parallele. Quella di prima, quella che noi definiremo in questo momento la realtà, perché non sappiamo cosa è realtà e cosa è fantasia al momento. Definiamola la realtà. Nella realtà, in quella stanza, cosa c'era? C'è stata quella scena con quel gatto, su cui io vi ho suggerito di soffermarvi a riflettere, no? C'era un gatto chiuso dentro, qualche bambino malvagiamente aveva rinchiuso un gatto dentro quell'armadietto. Noi ci siamo ritornati in questa versione, e guarda caso, nella stessa stanza non c'era più il gatto, era vuoto, malgrado quel posto sbattesse come se ci fosse, fateci caso, come se fosse una reminiscenza, no? Dell'altra versione della scuola. Ma questa volta era molto peggio. In un altro armadietto c'era un cadavere rinchiuso dentro. No? Come nella realtà, ma molto peggio. Basta, non posso dirvi di più. Entriamo in questa classe e vediamo cosa ci aspetta. Ok, bambini, ovviamente. 3. Questo. Porca vacca! Un calcione! Oh, pensavo di essere immune mentre che sparavo! Gli HP, devo controllare gli HP. C'è quello... Dov'è? Si è rialzato. Non stiamo bene. Sento il cuore battere fortissimo nel joypad. Mi dispiace non potervi... Urca, come siamo messi male. Penso che se uso questo vado a arancione. Quindi userò un medikit, anche perché ne abbiamo 7. Questi ne abbiamo solo 3. Ok, così siamo belli, sani. Quanti colpi abbiamo? La la, 122. 12 colpi per la carabina, che immagino siano di questa lupara più che carabina. Sembrano proprio pallettoni. Penso proprio che siano per quelli, ma al momento non abbiamo bisogno di una tale potenza di fuoco e speriamo di non averne mai bisogno. Ok, questa è aperta. Dove siamo? Qua sicuramente è chiuso, perché questi corridoi sono sempre bloccati. Esatto. E dall'altra parte ci sono brutte cose. Creeper. Si sentono fare quei terzini fastidiosissimi. Sentite quanto sono fabbricosi questi suoni. Una bevanda, grazie al cielo. Ne abbiamo veramente tanto bisogno. In questo momento abbiamo bisogno di scorte di bevande. Usciamo di qua. No. Sprecare colpi per sti cosi però è proprio...
Liscio. Ok, più tempo gli lascio prendere la mira, più preciso sarà il colpo. Un'altra bevandina energetica, l'avevo vista con la coda dell'occhio prima. Qui niente, chiuso. Penso che ce ne sia un altro. O forse non ne ho pestato uno? Cos'è? Oh sì. Non l'ho pestato. Qui dovremmo poter sbloccare questa porta. Esatto. Ma di qua abbiamo già esplorato, quindi non avrebbe senso andarci. No, c'è il locker room, la stanza degli armadietti, dove è proprio la stanza che vi parlavo poco fa. Io mi ricordavo che in una classe c'era una cosa bruttissima. Ma forse mi sbaglio, sbaglio Silent Hill. Oh, che cazzo abbiamo aperto qui? Io provo sempre a cliccarci, ma... Ah, va là, abbiamo una scorciatoia, abbiamo aperto una shortcut. Ah, che meraviglia. Quest'altre stanze le abbiamo controllate tutte, quindi non ci resta che andare giù di sotto. Nella stanza della caldaia. Barelle ovunque. Che addirittura c'è una porta con un buco. Oddio, io volevo solo vedere il buco. Che bello. Proiettili per la carabina. Ne vuoi? Ora, se siete... Questa è una cosa che a me dispiace tanto. Nei giocatori di nuova generazione... Oh, qui c'è anche una cosa molto più importante dei proiettili. Una fiala. Ve la faccio vedere. Allevia il dolore per recuperare alte dosi di energia. Gli effetti durano per qualche tempo. È una super cura la fiala. Non ricordo sinceramente quando serve di preciso, ma penso che lo scopriremo sulla nostra pelle. Comunque dicevo, l'evento che è successo adesso è un evento che nei giocatori di nuova generazione non fa venire in mente niente, non suscita niente. Ma vi giuro, un giocatore della mia età, dei miei tempi, oserei dire, se non mi sentissi un vecchietto, inizia a cagarsi in mano adesso, perché nei vecchi giochi, quando trovi tante risorse tutte insieme, direi fare il segno della croce, perché qualcosa di terribile sta per succedere. Era una vecchia legge, proprio, che non si scappava. Quando il gioco ti fornisce tanta roba, preparati, perché quella tanta roba ti servirà. Quindi il gioco ci ha dato tanti colpi per la carabina. Prendiamo la carabina. Quanti colpi abbiamo adesso? 24. Equipaggia. 6. E adesso... Ma era già carico o questi non sono colpi per il doppiettone? Sono colpi per il doppiettone, dai. Quasi ne sparerei uno a caso per vedere, ma... Vediamo un po'. Ok, la tieni in alto così. Andiamo a Luparona. Guardate di nuovo. Ma a parte che queste valvole non penso di poterle girare. Oh no, che cazzo ho fatto? Gira la valvola anche direzione. Ah ok, mi sembrava una scala. Gira la valvola a sinistra. Gira la sinistra. Bello così. Fermo, fermo. Gira questa. Non volendo mi sa che ho fatto bene. Questa a destra. No. No, non ho fatto bene. Girala di nuovo a destra. Questi enigmi. Girala di nuovo a destra. Devo beccare il punto. No, qui non c'è modo. A sinistra gira uguale, immagino. Questa gira di 1, 2. Questo gira di 2, l'altra gira di 1, se non ho visto male, vediamo. Perché ho notato che c'è un lato che non ha i spuntoni, quindi posso passare. Gira la valvola a sinistra. Dovrebbe girare di 1, ora si ferma. No, il cazzo. Oh! Che culo, ragazzi, a culo. A culo, a culo. Non avevo la più pallida idea di quello che stavo facendo. Stavo ancora cercando di capire i movimenti e... Meglio così, meglio così. Un po' di fortuna ogni tanto non guasta, soprattutto in questa tipologia di enigmi qua.
E guardate chi c'è dietro. Splithead, il lucertolone. Il lucertolone. Vi ricorda niente? Oh! Vi ricorda niente? Il libro che abbiamo letto. Il libro che abbiamo letto, la fiaba. Come tutte le fiabe, serviva per insegnare ai bambini come sopravvivere a determinati pericoli. Le fiabe... Oh, cazzo! Le fiabe sono nate per questo. E proprio per questo quella fiaba è servita a noi. E sappiamo come sconfiggerla. Lo sappiamo. Ma lei non ci aiuta. Perché, come tutti i tipi di lucertoloni, ha la pelle dura. E quindi sparargli non servirebbe a niente. Perché questo, signori e signori, è il primo boss di Silent Hill. Scansati. Oh, porca troia. Mi ha spaccato. Fammi vedere il danno. Porca miseria. Beviti una bevandina energetichina. Quella fiaba serviva proprio a spiegarci come uccidere sta bestia. Dai, aprila quella bocca maledetta. Aprila. Così però non gli facciamo danno. Apri la bocca, maledetta. Voglio farvi notare come questa creatura assomiglia in maniera incredibile anch'essa ad una specie di dinosauro. Più che un dinosauro, un rettile che viveva, ormai estinto, che viveva moltissimi anni fa. Di cui adesso non ricordo il nome. M'ha messo al muro. Ma perché non apre la bocca, maledetta? Non posso dirvi il perché, voglio solo farvi notare che assomiglia a quello. Aprila, aprila quella bocca schifosa, forza, aprila. Aprila, oh merda, ho finito i colpi. L'ha aperta, ma non potevo. Avete visto come l'ha aperta? Vieni, Splithead, vieni. Presa. Penso di averla sbragata qui, eh. Ok. What was that? Who in the hell was that? Dove sono? Questa è la stanza delle caldaie. Cosa sta succedendo qui? Il povero Harry è convinto di stare impazzendo, probabilmente. Anche il giocatore ne è convinto. La chiave di Kay Gordon. Prendila, sì. Guarda caso, noi ci siamo... Tutto è iniziato da questo locale caldaie e tutto è finito in questo locale caldaie. Realtà o illusione? Sogno o no? Non si sa. Per il momento non lo sapremo. Possiamo toglierci il doppiettone poiché il pericolo è passato. Quello era il primo boss di Silent Hill. Molto semplice. Basta collegare mentalmente la filastrocca... No, la fiaba che abbiamo letto... alla situazione e uno capisce come affrontarlo. Guardate la differenza. Boom! L'impatto. Siamo usciti, è tornato tutto normale. O forse non è mai cambiato niente. Questo è il bello di un Silent Hill. Questo è l'horror psicologico. Realtà o sogno? Follia? Siamo impazziti? Abbiamo perso la ragione completamente? Comincio a dubitare anche di... Sono sveglio? Sto sognando adesso? Io sento la campana di una chiesa. Possibile? Chi sta suonando la campana?
avevamo già visto una chiesa, no? La Balkan Church, vicino alla gas station, che volevamo raggiungere prima, ma non ci siamo riusciti. E se non ci siamo riusciti prima, come faremo adesso? Ma fate mente locale una cosa. Era buio prima, era notte, adesso è tornato giorno, con questa nebbia, ma è giorno. Le cose sono cambiate, forse sono cambiate a nostro favore. Vediamo dove siamo. Ok, dobbiamo andare in realtà indietro. Di qua. Oh, porca miseria, le musate che faccio dare a Harry, poverino. Ecco perché vede ste cose, perché... Guardate, nessuna traccia di bambini demoniaci, nessuna grata di ferro, nessun cadavere al muro. Andiamo a vedere se di qua... Ops, la serratura è incastrata, questa porta non può essere aperta. Ops, ma l'abbiamo mai aperta questa porta? Capite? È quella sensazione di perdita della sanità mentale, di la perdita del controllo di se stessi. E questo è uno degli elementi chiave dell'horror psicologico. Mettere in dubbio la propria coscienza, le proprie percezioni, ciò che vediamo e sentiamo è reale, sto impazzendo, queste cose sono incredibili, ma ti mandano completamente in crisi, perché quando non riesci più a distinguere il vero dal falso, la realtà dal sogno, vai fuori di testa, cioè una sensazione di paura e spavento incredibile, incredibile, ragazzi. Però per provare queste sensazioni dobbiamo immedesimarci, dobbiamo immergersi nelle situazioni che Harry sta vivendo. Dovremmo metterci nei suoi panni, no? Questa è l'uscita, giusto? Si è aperta. Guardate come continua a nevicare, guardate fuori. È quasi rincuorante, no? Però adesso quasi dà una sensazione di sollievo vedere questa nebbia e questa neve che cade lenta lenta. Adesso sappiamo chi c'è ad aspettarci fuori, ma dopo quello che abbiamo passato proprio non ci spaventa più, o no? Non vi è la vostra resistenza, la vostra capacità di resistere al terrore, alla paura, ha fatto un level up in questo momento. Non so se lo sentite come me in questo tutto ciò prima era terrificante, ci metteva ansia, questa atmosfera proprio ci terrorizzava, adesso non più. Rispetto a quello che abbiamo passato poco fa, questa è una spiaggia di Miami. Otto, guarda, un idrante. Che bello, eh? È proprio... C'è del sangue, ma che meraviglia, capito? È proprio bello in confronto a ciò che abbiamo appena passato. A quei suoni, a quei rumori, quell'ambientazione. Ecco, quelle cose fanno leva nel nostro inconscio, nelle nostre percezioni, a un livello tale da alterare la nostra percezione del mondo circostante. A un livello di indurci inconsciamente una sensazione di ansia e disagio che anche se non la percepite, c'è. E ce ne rendiamo conto quando poi ritorniamo a una visione di un posto come questo, che prima ci turbava, adesso non più, perché siamo stati molto più turbati di così. Guardate che bello, sembra di passeggiare in un parco adesso rispetto a prima. Questo che cosa significa? Questo significa che questo gioco è un capolavoro dell'horror, perché senza che neanche tu te ne renda conto, è stato in grado di plagiare la tua psiche, la tua cognizione e instillare dentro di te un senso di insicurezza, paura, disagio e malessere. Sono emozioni profonde, ragazzi. Non per forza si deve provare paura, perché ve l'ho detto, la paura è una cosa diversa, no? Negli horror, lo spiegai su Soma, se non ricordo male. Non per forza un horror deve fare paura. E questo gioco è il re indiscusso degli horror, il re. Ma come anche i seguiti, vedrete, anche Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4 non sono da meno, eh? Ma il primo, ragazzi. E vi ricordo sempre, quando succedono queste cose, che questo gioco è tutta una metafora, una messa in scena delle emozioni terribili che stavano provando i membri del Team Silent. Ovviamente esagerata, ora non vi sto dicendo che quelli stavano impazzendo così. È ovviamente una situazione esagerata, volutamente esagerata per il gioco. Per creare ovviamente un gioco più terrificante del normale. Oh, ma qui c'era il coso Kay Gordon, non sbaglio.
Madonna, sta risoluzione, quanto vorrei un remake di Silent Hill 1. Sì, comunque Kay Gordon, qui ci dobbiamo andare perché abbiamo una chiave e non ci andremo ora. Avete visto la telecamera come si è girata proprio a dirci guarda quel vicolino, lì la soluzione. Dopo ci andiamo, prima esploriamo. E dicevo, tenendo a mente tutto quello che vi dicevo riguardo al fatto che questo non sia altro che una messa in atto delle emozioni, della situazione sentimentale del Team Silent, rende il gioco, ecco perché, vedi, rende il gioco ancora di più un capolavoro di quello che è come horror, perché non è semplicemente un horror fine a se stesso, ma è anche un documento di vita, è un'esperienza di vita, è come una dichiarazione, è come una canzone, no? Che esprime le proprie emozioni, è un'opera d'arte, è quello che fa l'arte, esprime le emozioni usando un mezzo, ok? Che sia la musica, che sia la scrittura, che sia il video, il videogioco. Cioè, secondo me Silent Hill è uno degli elementi più limpidi di arte videoludica. Proprio per questo motivo, è importantissimo questo. Oltre al fatto che fa cagare in mano come non mai. Che ricordo, ma questo è il... Ah no, questo è un cortile interno, non è quello dove siamo passati prima, Noi siamo entrati da lì, no? No, è quello della casa... Hai usato la chiave di Kay Gordon. No, non è la casa... Quella dei tre lucchetti. E invece sì. No. È di sopra, era Levin Street, vedete? Quella là sopra, proprio sotto Finney Street. Questa è una nuova. Però queste case, a quanto pare, sono le tipiche casette americane, tutte uguali. Oh, proiettili per pistola. Ma ne abbiamo tantissimi. Cioè, ce la siamo giocata benissimo, devo dire, Benissimo, 146 colpi. Hai voglia a sparare? Penso che il tubo di piombo non lo riprenderemo in mano. Il frigorifero è vuoto, pure questo. Però a sto punto, no? Ritorniamo a parlare di cose interessanti. Intanto che io faccio il salvataggio. Abbiamo detto che quello di prima probabilmente non era la realtà. Perché abbiamo chiamato questa la realtà, no? Quella di prima non era la realtà. Allora, se quella non era la realtà, questa è la realtà, no? Questa dovrebbe essere la realtà. Ma se questa è la realtà, ma com'è possibile? Silent Hill alla fin fine, è un gioco realistico, no? Vedete che ci parla di tematiche realistiche, un padre che perde il figlio, la figlia la insegue per questa cittadina sconosciuta, ma improvvisamente tutto diventa senza senso. Tutto diventa folle, mostri, nebbia, neve, cose insanguinate, cambio, i posti che cambiano, la notte che si fa notte e giorno quando vuole, senza un senso, capito? Non ha senso questo, non è reale, non può essere reale. Allora questa non è la realtà. E se questa è la realtà, ma dove sono finiti tutti? Perché non c'è nessuno in questa città? Perché ci sono dei pterodattili strani e dei cani demoniaci senza peli? Perché? Non ha senso, capite? Non può essere la realtà questa. Ma allora qual era la realtà? Quell'altra? Cazze. Cos'era quel suono? Dove sto andando? Sto andando verso Bradbury Street. Forse ho fatto bene. Dove stai? Che ho una tonnellata di pallotti. Al volo. Vieni, non scappare, torna qui. Scappa. Andiamo a vedere che c'è di qua. Niente. Guardate proprio, non è che le strade sono rotte, è proprio come se il mondo finisse qua. Guardate questo palazzo, è tipo tranciato, crollato giù di sotto. La definizione esatta, più corretta, è come se il mondo finisse qui. Ma quale mondo? Di chi? Di chi? Questa è la domanda più corretta. Perché noi sappiamo benissimo che il mondo non finisce qui. Noi veniamo da fuori, siamo arrivati da un'altra città, venivamo qua in vacanza. Non posso dirvi di più, ragazzi. Non posso, mi dispiace. Non sapete di quante cose vorrei parlarvi in questo momento, ma non posso. Mentre invece non posso neanche entrare qui. Peccato. Dove siamo? Controlliamo la cartina.
Ci siamo persi un bel vicolo che dà su Block Street. Sunrise Shop. Che dovrebbe essere questo vicolo. Esatto. Controlliamo perché spesso in questi anfratti si trovano proiettili, cure e cose buone di questo genere. E anche gli Air Screamer. Dov'è? Vieni qua. Maledetti. Scappano quando ti vedono con una pistola in mano. Vedete, non può essere la realtà questa. Non può. Là ci sono dei proiettili, li ho visti. Rieccolo. Torno alla carica. O forse no. Cosa cazzo è? Ah, è un Air Screamer che mangiava roba nella spazzatura. A te t'ammazzo. E meno male che Sibyl ci ha lasciato sta pistola, Perché? E a proposito, Sibyl, dov'è finita? Ora noi dovremmo essere a Block Street, qua non ci siamo mai potuti arrivare e siamo vicinissimi alla chiesa. Che è questa? No? No? Ma porca miseria. No, dopo l'incrocio. Ecco l'incrocio. Dall'altra parte della strada, giù di sotto, c'è niente. No, probabilmente c'è una strada rotta, quindi noi saremo costretti a prendere il vicolo. Esatto. Quando intendevo ovviamente che queste strade non erano tanto strade rotte, ma più come una fine del mondo. Guardate, guardate. Quando intendevo che queste strade non erano proprio rotte, ma era più come una fine del mondo, no? Non intendevo tipo questa, perché dall'altra parte sappiamo che c'è il continuo. Intendo quelle che portano fuori Silent Hill. Però in realtà anche questa è un bel po'. Anche questa è un bel po'. Qui dovrebbe esserci la chiesa, quindi. Chiesa di Balkan. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you.
Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! E qui abbiamo incontrato per la prima volta un'altra persona viva, oltre a Sibyl. E lei ci ha lasciato questo Flauros, oltre a quei farneticamenti. Il Flauros. Prendiamolo. Per chi conosce già Silent Hill, posso dire che questo Flauros ricorda qualcosa, no? La prigione dei silenzi. Ricorda qualcosa chi conosce già Silent Hill, e non intendo l'uno. Prendiamocelo. La chiave del ponte levatoio. La prendo? Sì, a voglia. Diamo un'occhiata alla chiesa. Questa è una chiesa normalissima. Un candeliere, niente di speciale. Noi siamo con una pistola in chiesa, vabbè. Un quadro appeso al muro, niente di speciale. Tutto niente di speciale qui. Un quadro appeso al muro, niente di speciale. Comunque è una chiesa normalissima, vedete. Non c'è niente di particolare qua, a parte un blocco note dove salvare, dove Harry sta scrivendo tutta la sua storia. È bellissima sta cosa. Passa di qua. Queste porte. La saluto rincastrata. Vediamo da dove è passata lei. Non si apre. Deve essere bloccata dall'altra parte. Quindi non ci resta che prendere la nostra boccettina boccettosa di bevanda energetica e sloggiare di qua. Lo so che in questo momento starete dicendo: ma che cazzo ha detto quella lì? Ma perché? Ma per cosa? Ma come? Ma com'è possibile? Ma... Avrete mille dubbi in testa. Lo so, perché capisco. Ma io non posso spiegarvi ancora. Però abbiamo trovato la chiave del ponte levatoio. E il ponte di sopra era rotto. Questo qua probabilmente non lo sarà. Altrimenti noi non potremo seguire il fato, come ha detto quella strana signora di cui ancora non conosciamo il nome. E quindi andremo al ponte e ci dirigeremo verso l'ospedale. Ma lo faremo nella prossima puntata. Alla prossima.